Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci arrivati col momento della canalizzazione del pensiero. Andremo a vedere degli indizi, vedremo la situazione di quest'anima, cosa sta vivendo, perché vuole parlare e vedremo a chi vuole parlare. Vi darò intanto delle parole chiave per capire se quest'anima è proprio l'anima della persona del vostro cuore. Vediamo un po'. Qui c'è silenzio tra voi. È un incontro del destino, mi dicono. È una persona del tuo passato. Quindi una persona importante, un incontro del destino, qualcuno del tuo passato. Una persona che sta avendo un grande cambiamento. In questo momento c'è silenzio, È una persona che potrebbe in questo momento trascurarsi, non sta bene questa persona. Ha capito di aver fatto tanti errori con chi riceverà questo messaggio, perché è stata per tanto tempo confusa. Adesso vorrebbe un'altra possibilità perché ha capito l'importanza di questa. Sì, ha avuto una rivelazione su quello che prova per te, anima, che devi ricevere questo messaggio. Questa persona potrebbe, o tu, avere in questo momento un cambio di casa o di lavoro, per darvi un indizio più palpabile. Ci sono delle cose che non sai, dei segreti, qualcosa che non ha rivelato. Starti lontano per questa persona in questo momento è davvero un sacrificio. C'è un legame d'anima profondo qui. Per qualcuno potrebbe, vabbè, siamo nel periodo estivo, per cui potrebbe esserci una situazione di mare, magari qualcuno che abita al mare o qualcuno che sta andando al mare, tu o questa persona, magari state per fare un viaggio e questa persona, perché è uscita proprio la parola mare, o questa persona pensa che tu stia andando al mare e magari sa che farai le vacanze, eccetera, no? E siete distanti, magari per questo che si sente male all'idea di essere per tanto tempo lontano, perché c'è proprio il sacrificio qui. Tossicità, questa persona aveva delle tossicità, ha avuto paura perché c'è il pericolo per le sue tossicità, è un legame di vite passate, ma l'avevamo già visto, legame d'anima, vite passate, incontro del destino, persona del tuo passato, una persona, qua c'è la parola single, o era single e non si voleva impegnare, adesso ha capito che invece quello che vuole sei tu, anima, che devi ricevere questo messaggio, oppure doveva tornare single. Parola è vendita importante, potrebbe esserci di mezzo anche una vendita importante di qualcosa. Questa persona forse ha iniziato tutto come un flirt, o se era una persona impegnata è rimasto così, insomma, potresti incontrarla in un locale pubblico, o forse vi siete visti l'ultima volta in un locale pubblico. Sta per cambiare le cose qui, perché c'è un periodo fortunato per questa relazione, ci sarà un cambiamento. Questa persona vuole farti una visita inaspettata. Però ho paura che tu ti difenderai da lei, perché questa persona in passato si è difesa da te, qua vi siete specchiati delle ferite. Adesso ho capito che tu ti meritavi il rispetto che forse non ti ha dato questa persona. Forse c'è stato di mezzo qualcun altro, perché qui ho un rivale e libertà, rivale e libertà. Per me potrebbe essere che questa persona o c'è stata una rivale o un rivale, magari tu avevi qualcun altro, questa persona sentiva che c'era qualcun altro nella tua vita e quindi era gelosa e si è messa in competizione, o forse questa persona aveva qualcun altro, o se non aveva nessuno, qui libertà, rivale, può essere anche che voleva essere libera, single, libera, divertirsi e alla fine c'è stato qualcun altro, non ti è mancato di rispetto perché magari ha scelto un rivale, una rivale e adesso vorrebbe tornare libera perché vuole tornare da te, questa persona ti vuole rivelare qualcosa. Vuole, sì, questa persona qui vuole dirti che ha fatto tanti errori, vuole un'altra possibilità con te, questa persona. Però sta sistemando delle questioni. È una persona che ha avuto un cambiamento, sta avendo un grande cambiamento. Telepatia. Qui voi vi sentite, c'è tanta telepatia tra di voi, c'è una forte connessione. Abbiamo visto che con i legami d'anima, ovviamente la connessione è potente. Voglio vedere l'energia di quest'anima verso di te in questo momento. L'energia di quest'anima verso di te in questo momento. Perché ti vuole parlare, anima? Perché? Cosa vuole dirti? Cooperazione, vuole cooperare con te, ha la volontà di prendersi la responsabilità di ciò che vuole, e vuole te questa persona, ha preso una decisione, e vuole riconquistare la tua fiducia, perché in passato qui ha tradito la tua fiducia e probabilmente questa persona non ha avuto fiducia in te. Adesso ha aperto il suo cuore all'amore, anche se siete in silenzio, questa persona ti sente dentro l'anima.
e pensa al cuore tuo, alla tua gentilezza, alla tua dolcezza, questa persona. Io voglio vedere le emozioni che prova per te in questo momento. Mi è volato dispiacere, compassione, spera che tu possa avere compassione per quello che ha fatto, mi viene da dire. Abbandono, sì, infatti, mi è arrivato proprio. È molto dispiaciuta e spera che tu possa perdonarla qui, eh. E adesso la consapevolezza di cosa prova per te. C'è una fortissima passione e alchimia che prova per te. Questa persona non l'ha mai provato. Senti, guardate, dolcezza, calore, protezione, queste sono le cose che tu gli trasmettevi, che adesso sente per te. Ed è molto triste questa persona in questo momento. E ha paura che tu sia molto arrabbiata, arrabbiato, deluso. Ha un timore reverenziale, un senso di inferiorità per quello che forse è successo, per come si è comportata verso di te. Ed è ha l'amarezza perché si rende conto di quello che è successo e pensa a tutta la tenerezza e al bene che tu gli hai fatto. Probabilmente tu ti prendevi anche cura perché c'è la cura qui, è questo che si è bloccato. Ed è molto frustrata in questo momento pensare. E rammaricata per quello che è stato. Vediamo, vediamo, visto che ti vuole parlare, cosa ti vuole dire. Vediamo anche un attimino cosa vogliono dirmi i ragazzi su quest'anima in questo momento, eh? Cosa pensa, cosa prova per te quest'anima? Perché vi siete incontrati anche, eh? Scopo di vita. Era uno scopo della vostra vita incontrarvi. E dicono anche gli esseri di luce, le guide, che questa persona adesso sta cercando cioè praticamente gli esseri di luce dicono che ringraziano il lavoro che è stato fatto, per cui secondo me tu hai fatto un buon lavoro, anima, ma anche questa persona sta facendo un lavoro per portare a compimento lo scopo della sua vita. Sta accettando anche le diversità. E anche lui o lei sta cercando di accettarsi per quello che è. Questa persona, dicono, sta avendo l'apertura dei doni, alle percezioni anche su di voi e sta avendo un cambiamento, era uscito anche nelle parole chiave. Sì, ha iniziato un cammino spirituale grazie all'incontro con te, questa persona. E ha aperto il suo cuore. Tu, col tuo amore, hai aperto il cuore a questa persona. Questa persona adesso riesce a provare amore incondizionato ed è pronta per il vero amore che sei tu, mi viene da dirti, eh? Sta facendo una purificazione del suo corpo e del suo spirito prima di tornare da te e verrà per chiederti perdono quest'anima. Sta alzando le sue vibrazioni, anche quest'anima, per manifestare cosa? Questa persona probabilmente deve fare una chiusura, per venire poi da te per questa riconciliazione. Vediamo. Sì, sta sviluppando il suo intuito, sta ascoltando il suo intuito per avere la rivelazione e sa che deve chiudere un ciclo per poterne aprire un altro con te, per avere questa riconciliazione. Guardate, connessione profonda. Voi vi percepite al di là del tempo e delle distanze, questa persona lo sa. Amore divino, cioè qua ha capito che è una cosa voluta dal cielo il vostro incontro, quest'anima, eh. Telepatia. Voi continuate sempre a comunicare anche nel silenzio e a distanza. Guardate, connessione profonda e telepatia. Qua c'è un legame molto profondo tra di voi. Imparare ad amare. Tu gli hai insegnato ad amare, mi viene da dire. Gli hai insegnato ad amare a quest'anima. Quest'anima si sta liberando dai suoi condizionamenti, dai suoi limiti e anche dalla sua zona di comfort. Questo sì, questo stanno dicendo le guide in merito a quest'anima. Vediamo in merito a te cosa mi vogliono dire. Abbiamo visto che sente la connessione profonda, che siete in telepatia, ma voglio capire cosa vogliono dirmi sulla vostra relazione. Guardate ancora, vi siete conosciuti, per imparare il valore di sé. La vostra autenticità dovevate tirare fuori, sia voi che quella persona, perché solo così, cioè dandoti valore, ok? Anche gli altri poi ti danno valore, no? È la tua autenticità che ti apre all'amore per te stessa o per te stesso e al valore che ti dai. Dovevate imparare entrambi il vostro valore e entrambi dovevate aprire il cuore all'amore incondizionato. Solo
così potevate essere pronti per la vostra relazione. Qui c'è un vero amore, eh? Qui c'è un vero amore. Voci dell'Akasha, cosa dicono? Qua c'è proprio il messaggio delle guide diretto per voi. Vogliono rassicurarvi che sono sempre con voi e vi inviano a entrambi segni e sincronicità per sostenervi in questo cammino. Guardate ancora, segni e sincronicità, numeri, piume, monete, cuori, canzoni e tanto altro, sono tutti messaggi che vi arrivano anche tramite le canzoni che io adoro, eh. Dicono, che vi comunicano così con voi le vostre guide. E dicono che avete un fuoco interiore acceso, eh? E adesso potete realizzare con passione il vostro progetto d'amore, il vostro sogno. Ma prima ci sono delle chiusure col passato che bisogna attuare anche alla vostra persona speciale. È uscito. Vabbè, qua c'è la comunità, state imparando grazie anche agli altri delle lezioni, eh? Vedete, nel percorso spirituale che state facendo, state incontrando altre anime da cui state apprendendo lezioni. Se questa persona aveva una chiusura da fare karmica o tu dovevi chiudere una relazione karmica, stanno proprio dicendo questo, che voi avete imparato, grazie alla vostra interazione, l'amore incondizionato, a aprire il cuore e a portarvi a darvi valore proprio. E anche con grazie dovete ringraziare anche le relazioni karmiche che avete avuto voi o quell'altra persona, perché si riuscirà, grazie a queste relazioni karmiche, a chiudere davvero con il passato per avere un nuovo inizio. Guardate, dipendenze, ogni dipendenza è una gabbia limitante. L'anima non ha dipendenze, è l'ego. Per questo che bisogna liberarsi dalle dipendenze, anche dall'attaccamento, per affermare che siamo veramente nella nostra essenza. Guardate qui, unione sacra, la coppia sacra, dopo questa chiusura, sarà pronta all'unione dopo tante vite, si festeggerà anche in terra questo matrimonio celeste. Questo è un legame d'anima molto profondo, l'abbiamo visto. Libertà, ok. La coppia sacra, anzi, la mettiamo qui. E voglio vedere se mi danno qualche altro scopo di vita. Era la prima carta che è uscita. Voi siete una luce, eh? Una luce potente e siete in missione, sia voi che quell'anima. Avete una missione, uno scopo di vita. Vedete? Scopo di vita, luce. Questo messaggio dice che la luce che avete è potente, la vostra missione è già in atto. I maestri vi osservano. Fidatevi di ciò che sentite, perché questa persona sente esattamente le stesse cose, eh? Qua c'è quella persona o voi, ogni tanto andate in vibrazioni basse, ma dovete ricordarvi che voi siete protetti dall'universo. Ci sarà il cambiamento della vostra relazione. In questo momento siete in una fase di trasformazione molto molto importante. Ok, bene. Vediamo cosa sta vivendo quest'anima nella sua vita in questo momento. Voglio vedere cosa sta vivendo quest'anima, cosa prova e cosa sta vivendo in questo momento, perché ha bisogno di parlare con te, che ascolti. Vediamo un po'. 5 di denari e amanti. Questa persona sta facendo una scelta, si sente al freddo, abbandonata, vuole fare una scelta d'amore. E ecco perché. Ecco cosa sta vivendo in questo momento ed ecco perché ti vuole parlare. Vuole venirti a chiedere perdono con questo paggio con questo cavaliere di coppe, questa persona. E farti un'offerta vera, concreta, perché ha capito che tu sei il suo sole, sei la sua luce, eh? Sei la sua felicità per questa persona. E vuole collaborare con te. Vuole venirti a dire anche che ha chiuso un ciclo della sua vita. Vuole parlarti questa persona qui. Un ciclo che potrebbe essere con un'altra persona, perché qui abbiamo il Papa, sente anche vuol dire anche tanta connessione con te, ma ho la giustizia sotto il mondo e col Papa. Sì, questa persona potrebbe avere chiuso un'altra relazione e vuole venirti a dire questo. 4 di bastoni, vuole venirti a dire che ha chiuso un'altra relazione e che sente l'unione con te, la stabilità con te. 8 di bastoni, sì, ti vuole venire a parlare questa persona. Con questo cavaliere di bastoni lo farà con tanto impeto e passione. Perché? Perché vuole darti con questo 6 di denari quello che non ti ha mai dato. Nel frattempo probabilmente si limita a spiarti questa persona, ma vuole un nuovo inizio con questo asso di coppe, un nuovo inizio con te, un inizio d'amore. Tu potresti essere, vedete, la papessa, potresti essere la donna nascosta o l'uomo nascosto, qualcosa che tu non conosci ti vuole rivelare. Se non sei nascosta, vuole rivelarti qualcosa che tu non conosci. Senti anche la forte connessione, mi viene da dire, qui con te. Sì, ti sente.
Sta molto male lontano da te, questa persona me lo conferma, sente un grande peso in questo momento, asso di denari, vuole assolutamente un nuovo inizio concreto con te e lo farà da matto, guardate, lo farà da matto questo movimento verso di te. Potrebbe volerci del tempo prima che faccia questo movimento, ma quando verrà sarà più concreta questa persona, perché vede te come l'unica possibilità di tornare a casa. Sì. Vuole tornare a casa, al di là che abbia una casa con qualcun altro, per questa persona tornare a casa vuol dire tornare da te. E l'ha capito proprio con questa sofferenza, questo dolore. Questa persona potrebbe anche soffrire di attacchi di panico e ansia, non dormire. Vediamo ancora questa persona, che energia ha verso di te in questo momento. Che energia ha verso di te in questo momento? Che energia ha verso di te in questo momento? Che energia ha verso di te in questo momento? Troppe. In questo momento questa persona ha capito il tuo valore e vuole un nuovo inizio. Ma ha paura che tu sia delusa troppo, troppo delusa e troppo arrabbiata. Ha paura che tu ti sia allontanata da lui. O forse perché sei arrabbiata perché questa persona ti ha abbandonato in malo modo, si è allontanato. Poteva essere una persona che amava anche il sesso, una persona molto passionale. E adesso l'energia di questa persona, questa passione l'ha rivolta tutta verso di te e vuole venirti a fare un'offerta concreta. Vuole dirti che basta, non si vuole più difendere perché ha capito che tu sei la sua compagna, la sua imperatrice, e se c'era qualcun altro. Vuole un inizio con te questa persona, vuole un nuovo inizio perché ha capito che tu sei la sua felicità e vuole costruire con te. Sì, vuole un cambiamento questa persona con te. Ancora, Cavaliere di Coppe, chiederti anche perdono per quello che è stato. Io ti amo, dice questa persona. Guardate, Cavaliere di Coppe e Carlo, vuole venire a dirti che ti ama questa persona e che vuole stare con te. Ecco cosa sta pensando, cosa sta provando questa persona. Vediamo ancora con queste, cosa sta succedendo in questo momento nella sua testa e nel suo cuore. Oh, vediamo un po' cosa sta succedendo. Guardate, 5 di Pentacoli, la prima carta che era uscita anche di là. Appeso il re di bastoni, si sente abbandonata al freddo, sta guardando le cose da un'altra prospettiva, anche se ha qualcun altro si sente sola questa persona, perché vi pensa? E sta guardando tutto da un'altra prospettiva, sente tanta passione e impeto, vorrebbe venire da voi questa persona. Ancora la stessa cosa di prima, ma voi siete una regina di spade in questo momento, pensa che voi siate troppo deluse, arrabbiate, offese. Vi spia ancora, le stesse carte che mi sono uscite con l'altro mazzo. Sei di coppe. Io ho capito che tu sei la mia anima gemella, dice questa persona. Io penso ai ricordi felici con te, anche alle cose buffe. La tua faccia buffa, mi viene da dire, per qualcuno. Facevate qualcosa che lo facevate sorridere. Vi ama questa persona, re di coppe, adesso l'ha capito. Ha capito chi siete questa persona. Forse c'era qualcun altro nella sua vita. Forse c'era qualcun altro che ha impedito o impedisce in questo momento a questa persona di tornare. Esatto, qualcun altro con 10 di spade con cui ha chiuso e vuole venirvelo a dire, me lo confermano, vuole venirvelo a dire facendo anche una mossa tipo con orgoglio, vuole venirvi a dire io ho scelto te, io voglio te, ho chiuso quella storia, quella situazione ed è in attesa di capire come fare. È molto nella mente in questo momento, anche se vi ama, che è un re di coppe, è molto logico. Sta facendo delle scelte importanti. Questa persona ha tanta passione, ma ha ancora delle tossicità da guarire. Però vorrà un nuovo inizio con voi, anche se adesso è ancora indecisa su come muoversi, forse proprio per le sue tossicità, delle paure da superare. Ok, questa è un po' la situazione. Vediamo se vi è risuonata. Vi do ancora due indizi, ancora due indizi per
Per qualcuno potrebbe esserci distanza, potrebbe dover viaggiare per venire verso di voi, o comunque è una persona che magari lavora viaggiando, cioè si sposta con i mezzi. Per qualcuno potrebbe essere importante il treno. Qui c'è il tribunale, per cui qua c'è qualcuno che potrebbe avere delle questioni legali. Sta sperando di sistemare qualcosa questa persona. Ha indossato una maschera con te, questa persona. Potrebbe aver avuto problemi di soldi, sta aspettando un risarcimento o di sistemare delle questioni. Sì, qua mi fanno ribadire che c'è la distanza qui, tra voi per vari motivi. Questa persona potrebbe avere anche perso del denaro. Voi vi vede come la donna amata, questa persona non ce n'è. La persona principale siete voi. Per qualcuno vi potrebbe conoscere dall'infanzia, per qualcun altro potrebbero esserci di mezzo dei bambini. E qualcun altro anche, e qualcun altro. E vediamo. Questa è volata da dove? Era dentro qui, ma pensa a te. Guardate, mi è volato l'imperatore. Sta diventando un imperatore questa persona qui. Forse prima non era così forte, o forse è troppo razionale e mentale, ecco perché è uscito l'imperatore, perché è finito nel mazzo sbagliato, quindi un motivo c'è. È una persona molto logica e mentale che vuole avere anche sempre ragione, si fa come dice lei questa persona qui, vediamo. Sì, potrebbero esserci delle problematiche con dei documenti che sta aspettando questa persona, vuole comunicare con te, vuole dirti che, a parte che è molto gelosa questa persona, sta avendo una trasformazione, vuole dirti che gli dispiace anche di aver tagliato con te e di averti tradito. Senti la forte connessione con te. Ha dei segreti, ha qualcosa da rivelarti questa persona. È una persona che ha qualcosa da rivelarti, vuole fare ripartire la vostra storia, questa persona vuole una rinascita. Sì, vuole una rinascita di questa storia. Ok, allora a questo punto facciamo così. Vediamo. Facciamo il mazzo per vedere, beh, utilizziamo anche le mie carte, per vedere cosa vuole dirti questa persona. Ne mettiamo uno. 2, 3, 4, 5. Facciamo così. Caduta, si è girata. Vediamo cosa ti vuole dire questa persona. Facciamo un mix, queste mi piacciono tanto come carte. Un mix così, poi queste, vediamo cosa ti vuole dire ancora, così sentiamo la sua voce. Cosa vuole dirti? Che messaggio ti vuole mandare? Anzi, mettiamo un po' sotto e un po' sopra, li mettiamo, diciamo anche qua, un po' e un po'. Ok, poi mettiamo anche queste. Vediamo, scusate se prendo tempo per fare i mazzi, ma serviva. Ok, queste le mettiamo. Questo qua, troppe,
facciamo così perché sono già mischiate. Sono già mischiate, quindi va bene. Se no qui mi cadono tutte dalle mani, che sono troppe. Ok. Troppe. Mettiamo queste. Queste si sono scelte da sole e va bene. Poi mettiamo ancora due delle mie sotto, voglio anche le mie. Cinque. Sono troppo graziose. Oh, se però se si girano è un casino. Piccoline troppo. Vabbè, poi li mettiamo a posto. Poi mettiamo queste qua, che sono belle. Queste così. E poi mettiamo anche quelle che volevo mettere. Ah, queste. Anche questa qua. La Madonna, sono un po' troppe. Vediamo, facciamo così, facciamo un po' sopra e un po' sotto. Sì. Ok, pronta. Adesso partiamo con la canalizzazione del pensiero. Scusate se vi ho fatto aspettare a fare il mazzo, non riesco a mandare avanti il video perché sennò per me col telefono è un casino. Parto. Ti desidero come non ho mai desiderato nessun altro, e ti penso continuamente. Io ti penso sempre. Fantastico su di te, su di noi, sui momenti che abbiamo passato insieme, su quello che potremmo fare ancora. Ma io temo il tuo rifiuto. Ho paura che tu non mi voglia più, ho paura di averti troppo deluso, ho paura che tu sia troppo arrabbiata con me. Sono stato condizionato e sono condizionato dalle situazioni intorno a me. Ma sto guarendo, sai, sto guarendo le mie ferite, sto guarendo la mia anima e io ti cercherò.
Devo guarire le mie tossicità prima, ma poi verrò a cercarti e ti farò un'offerta vera questa volta. Lo farò dopo questo momento in cui mi sono isolato, sì, perché anche se sono in mezzo alle persone, io mi sento solo, mi sono isolato per guardarmi dentro e sto vedendo dentro tante cose di me che non conoscevo neppure. E questo grazie a te, al fatto di aver incontrato te, sei di coppe. Tu sei la mia anima gemella e io adesso lo so. Io so chi sei. Io ti sento, sento la forte connessione che abbiamo. Penso ai momenti passati insieme, a come mi sentivo felice. Ora so dare un nome a quella sensazione. Io che la felicità non sapevo neanche cosa fosse prima di incontrare te. Tu mi rendevi felice e io voglio, con questo cavaliere di coppe, io voglio venirti a chiedere perdono. Perdonami, perdonami, amore mio. Voglio dirti che ti amo. Forse non te l'ho mai rivelato, ora sono pronto a dirtelo, perché senza di te è così, tutto non ha senso, niente ha valore. Io è come se avessi perso un'altra volta qualcuno che amo. Io non riesco ad accettare la perdita, non ho mai accettato la perdita. Per questo mi comportavo in quel modo. Sono stato sempre molto freddo con te, non ti ho dato nulla e tu adesso ti difendi da me, ti difenderai da me. Io lo so, mi sento bloccato, bloccato, imprigionato. Forse in passato ho dato spazio più al sesso, alla materialità, all'amore, ma tu con la tua dolcezza sei riuscita a entrare in questo cuore che era congelato. Sì, tu sei riuscita a toccarmi il cuore. Hai ridato la pace al mio cuore, amore mio. Io ti spio, anche se non sembra, anche se tu non lo credi. Io ho trovato, tu non credi possibile che io lo faccia, ma io ho trovato un modo. So di aver fatto tanti errori, anche nella situazione in cui vivo, sto facendo tanti errori. Ti penso quando sono anche fuori. Sì, anche quando sono in mezzo agli altri io tendo a isolarmi, magari alzo un po' il gomito, bevo qualcosa in più e la mia testa inizia a viaggiare, a pensare a te e penso che il tempo sta passando, il tempo sta passando, gli anni passano e noi siamo destinati a invecchiare e io voglio invecchiare con te, sono impaziente di tornare da te, voglio incontrarti. Ho bisogno di parlarti, ho bisogno di guardarti negli occhi e di scoprire ancora che mi ami. Sì, al di là di tutto quello che può essere successo, io so che guardandoti negli occhi ritroverò l'amore. Mi dispiace che ti ho tradito. Lo so, ti ho tradito nella maniera peggiore che potessi fare. Ho tradito la tua fiducia e tu ti sei sentita al freddo e abbandonata, come mi sento io ora. Ti prego, lasciamo andare il passato. Dimentichiamo. Voglio un'altra opportunità con te, anche se adesso ho tante difficoltà, ho tante difficoltà. Per questo sono scappato da te, sono scappato da te dalla paura perché ho distrutto tutto, perdonami amore mio, ho distrutto tutto. Ma io sono cambiato e te lo dimostrerò. Vedo spesso numeri doppi, forse anche tu. Io farò qualcosa d'improvviso, qualcosa che ti scioccherà, non te lo aspetti quello che farò, perché io sento per te un attaccamento che non ho mai provato per nessuno al mondo. Sto in attesa di capire come fare, ma prima devo chiudere un ciclo della mia vita, devo chiudere. Tu non lo sai, ma in questo momento sono molto freddo con tutti, come un cecchino mi sento, sì. Sto tagliando tutti quei rapporti che non andavano bene per me, perché io voglio ritrovare il mio spazio, voglio ritrovare lo spazio per me, voglio stare solo, voglio stare solo. Sì, a volte vado a passeggiare per restare da solo. Preferisco la notte perché posso stare solo con i miei pensieri. Mi sento bloccato, mi sento imprigionato dalla situazione, dalle mie paure,
dalla mia non scelta, devo ritrovare un equilibrio dentro di me. Io so essere una persona concreta, io so costruire, anche lavorativamente sono una brava persona, sono capace. E con una compagna io potrei dare tanto. Io ti voglio proteggere, voglio essere una persona di cui tu ti puoi fidare. Voglio essere una persona vera, concreta e di cui tu ti puoi fidare. Perché tu sei la mia anima gemella, io lo so. Ti sento dentro, sento questo legame, la forza di questo legame è dentro di me. Tu sei dentro di me. Dovunque tu sia, dovunque sia io so che ci percepiamo. Sto pensando ai ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme. Io non ti ho mai dato nulla, ti ho dato briciole. Adesso voglio darti quello che ti meriti. Sì, voglio riportare l'equilibrio tra noi e darti quello che non ti ho mai dato. Farti un'offerta vera, un'offerta concreta. Ma prima devo chiudere questo ciclo di dolore. Solo dopo che io ho chiuso quello che sto chiudendo della mia zona comfort, abbandonare il passato e la mia zona comfort, io potrò venirti a dire la verità, e cioè che ti amo. Io sono un re di coppe per te. Io ti amo e non ho mai amato nessuno come ho amato te. Ti voglio, voglio solo te. E adesso ho la consapevolezza di questo. Voglio costruire con te e voglio baciarti. Voglio baciarti. Scoprirai qualcosa di me. Voglio un'altra possibilità, amore mio. Voglio chiederti perdono, voglio fare pace e voglio chiederti perdono perché ti ho tradito. Forse ci possiamo, forse magari ci incontreremo in un locale pubblico, in un ristorante, in un bar o io ti voglio portare fuori a cena. Per me sei bellissima. Non avere dubbi di questo. Io sto tornando da te. Sto tornando da te, la mia scelta l'ho fatta. Ho preso la mia decisione e quando meno te l'aspetti io arrivo. Io arrivo, amore. Anche se adesso ho bisogno di tempo, ti prego di fidarti di me. Non mi sono sentito all'altezza in passato. Per questo mi sono allontanato e ho messo le distanze tra noi. Non ti ho fatto sentire importante, non ti ho dato valore, è vero, ma forse perché il valore non me lo davo neanche io. Due di coppe, io ti amo, il nostro è un amore senza fine, il nostro amore è immutabile nel tempo e nello spazio, il nostro amore è eterno e immortale. Ora l'ho capito, io e te siamo destinati a stare insieme. Due di coppe amanti. Io scelgo te e sceglierò sempre te. Non avere dubbi, mai più. Non sbaglierò più. Tu sei l'unica scelta che io posso fare per quanto riguarda l'amore. Sei l'unico amore della mia vita. Tornerò single per te. Questo farò. Per l'amore che provo per te, tornerò single se dovevo tornare single. E verrò a rivelarti quello che provo. Se invece ero single, questa volta ho capito che non mi interessa più la mia libertà da single, perché è l'unica donna che io voglio, la donna che contiene tutta l'umanità femminile che io posso desiderare, quella sei tu. Giudizio. Io sto ascoltando la mia anima mi sta portando da te, la mia anima sente il richiamo della tua. Io e te siamo destinati a stare insieme. Il destino, il karma. Io ho chiuso un ciclo karmico e sto arrivando per mantenere un patto d'anima che ho con te. Sto arrivando da te, amore mio.
Quattro di bastoni. Io voglio l'unione sacra con te. Io come ho amato te, come amo te. Ti giuro, non ho mai amato, anzi, io non conoscevo l'amore prima di conoscere te. Giudizio ancora. Io non conoscevo l'amore prima di conoscere te. La mia anima può amare solo la tua. Distruggerò tutto quello che non va bene nella mia vita. Ho distrutto la mia vecchia maschera. Non voglio più essere quella persona. Farò qualcosa. Qualcosa che ti scioccherà, d'improvviso farò. Sento ancora del peso per le responsabilità che ho, ma questa volta ho deciso di pensare alla mia felicità. La mia felicità sei tu, due di coppe ancora. La mia felicità sei tu. Il nostro è veramente un amore senza fine. Io ora l'ho capito. Posso andare anche dall'altra parte del mondo. Tu puoi andare dall'altra parte del mondo. Possono passare centinaia di anni. Ma il nostro amore non avrà mai fine. Adesso l'ho ben chiaro questo. Per questo motivo sto tagliando tutto quello che non va, tutto quello che mi impedisce di tornare da te, perché io tornerò da te, costi quel che costi, io tornerò da te e ti chiederò perdono. Paggio, no, veramente, caro ancora. Tornerò da te, perché io e te siamo la coppia sacra, lo Yin e lo Yang. Io farò come il matto. Sì, adesso posso dirtelo. Io adesso ho la fede. Io ho fede e farò questo salto della fede per noi. Perché il nostro amore è come un fiore che nasce nella roccia. Le radici sono così profonde. Io voglio camminare con te. Desidero prenderti per mano e camminare con te. Per il resto della mia vita, di questa vita e di altre vite. E ho avuto questa rivelazione proprio standoti lontano. Ho capito l'importanza del nostro amore. Quattro di bastoni ancora. Noi siamo la coppia sacra. E dobbiamo stare insieme perché abbiamo l'unione. Abbiamo un patto d'anima, un patto di unione. Mi sento tanto in colpa per quello che ti ho fatto, ma ti verrò a cercare. Io ti verrò a cercare, verrò a riprenderti, verrò a portarti via con me. Lo so di averti deluso, ti ho deluso così tanto, amore mio. Ora ho fatto chiarezza, ho avuto l'illuminazione. Che tu sei il mio sole, sei la mia luce, sei la mia anima gemella e io voglio venirti a dire che non puoi rinunciare, amore mio, ti prego, non rinunciare a noi. Il nostro rapporto è protetto dal cielo. Hai visto tutto quello che è accaduto? Tutto quello che è accaduto forse per una ragione, forse per farci capire l'importanza di questo legame, di questo amore. Sai che sento canzoni che mi ricordano te. Anche le canzoni mi parlano di te, come se l'universo mi parla di te attraverso la musica. Tu mi fai impazzire. Fidati, ho capito di aver sbagliato e non sbaglierò più, non commetterò più gli stessi errori. So di aver fatto tanti errori, mi manchi da morire. Anche se adesso non posso e non voglio dirti quello che sento, perché non posso adesso, ma sappi che tu per me sei insostituibile. Ti amo. Ti amo. E ora lo voglio urlare questo amore, lo voglio urlare al mondo, lo voglio urlare a te, perché ogni volta che ti ho trovato di fronte a me, la voce mi si strozzava e non sono mai riuscito a rivelarti quello che provavo. Non vedo l'ora di vederti, di prenderti tra le mie braccia, stringerti forte. Ti ho visto cambiare, ti ho visto crescere, ti ho visto diventare una donna forte, sicura. Ma quando mi guardi, dai tuoi occhi esce sempre la dolcezza. Ti
Mi dispiace per le tossicità che ho avuto, perché quando pensavo che tu non mi guardassi, ho anche cercato di farti ingelosire. Ora ho capito che eravamo solo diversi, ma questa diversità io ora la amo. Ti cercherò, ti cercherò, ti scriverò un messaggio oppure sappi che la tua sensualità mi fa impazzire, ti desidero come non ho mai desiderato nessun'altra donna al mondo. Voglio fare l'amore con te e voglio venirti a dire la verità. In questo momento non posso, non riesco a sbloccarmi perché ho dei condizionamenti, non posso venirti a dire tutto perché ci sono quelle persone che si sono intromesse tra noi, qualcuno si è intromesso, che mi stanno creando dei problemi. Per questo sono in silenzio con te, perché non voglio che tu possa avere dei problemi adesso. Io ti ho nascosto i miei sentimenti, forse perché il nostro era un amore proibito, o forse perché avevo paura dell'amore, ma io sto tornando da te. Supererò le mie paure, supererò le mie insicurezze e supererò tutto. Io scavalcherò le montagne per correre da te. Mi dispiace se ho avuto degli atteggiamenti tossici, narcisistici. Sono state le mie paure a farmi comportare in quel modo. Tu quando mi guardi mi metti a disagio. Mi fai tornare ragazzino. È come se provassi un amore platonico adolescenziale con te. È una passione che mi parte da dentro l'anima. Forse le mie paure erano anche le tue, forse ci siamo specchiati le nostre paure e le nostre insicurezze. Forse tutto questo doveva accadere per rafforzarci, rafforzare la nostra anima e anche il nostro legame. Io porterò giustizia al nostro legame, alla nostra storia. E farò il passo di venirti a dire che ti amo e che l'unica scelta, la mia scelta, sei tu e sarai sempre tu. E lo farò da persona equilibrata questa volta, quello che non sono mai stato. Perché? Perché avevo paura di lasciare la mia zona comfort, i miei vizi, le mie dipendenze, quello che conoscevo. Ma ora io non voglio perdere te. E l'ho capito in questo silenzio. In cui mi sono autoimposto, questo silenzio che mi sono autoimposto mi ha fatto riflettere tanto su quello che davvero conta per me e su quello che conta nella vita. Mi ha fatto anche pensare a tutto quello che è successo, alle dinamiche, a come mi sono comportato, non solo con te, con tante persone, per le mie paure, per i miei traumi anche, traumi che mi porto dietro da tanto tempo e tu lo sai, due di coppia. Ti amo e lo so che anche se sei ferita, arrabbiata e delusa, tu ami me, io lo sento, non me lo puoi nascondere come io non posso nascondere me a te. Le nostre anime sono già insieme, le nostre anime sono già unite e io voglio portare questo amore anche nella vita, nel 3D. Il nostro amore è eterno. E sento la connessione mi fa capire che niente, nessuno ci potrà mai più dividere. Questa volta tutte le emozioni profonde che ho nascosto dentro di me le sto tirando fuori e sono pronto a rivelartele, anche le mie paure. Ho chiuso anche quella situazione materiale che non portava niente per me. La mia anima mi ha guidato, la mia anima mi sta guidando nelle scelte e mi sta guidando verso di te. Sto tornando a casa, amore mio. Lo so che hai ragione, hai avuto ragione su tutto, ma ci dovevo arrivare da solo, amore. Non mi sentivo pronto e in questo momento devo pensare alla mia situazione, ma fidati di me. Ti prego, fidati ancora di me. Sto cercando di fare la cosa giusta. Lo so che tu sei l'unica per me.
Non dubitare, io lo so. Ti prego, mi perdoni. Sto tornando a casa. Wow, questa era la canalizzazione di quest'anima, che questa è un amore. Io voglio capire una cosa, scusate ragazzi, perché qua c'è un amore con le fasi. Allora, siccome il mazzo delle parole che non ti ho detto è diviso in due parti, una parte sono le frasi che ho utilizzato anche dentro al mazzo e una parte sono le fasi della relazione. Io a questo punto sono curiosa, sono i cuoricini rossi che usavo prima, no? E sono curiosa di capire in che fase siete di questa relazione, perché cioè, mi è uscito troppe, troppe volte il 2 di coppe, il 6 di coppe, il 4 di bastoni, cioè gli amanti, cioè carte veramente assurde, assurde. Qui c'è veramente un'unione sacra per me in arrivo. Qui c'è un amore pazzesco, una connessione da brivido. Forse una delle canalizzazioni che, al di là di quello delle parole che posso dire quando leggo le carte, che mi hanno dato di più proprio come sensazione a me. Quindi, secondo me, questo è un amore veramente, io credo di fiamma o di anima gemella, però molto forte. Lo sapevo. Unione sacra, incontro del destino. Attraverso il vostro amore porterete più luce al mondo. 11:11, risveglio spirituale, connessione con la tua fiamma gemella. La tua fiamma gemella è vicina. Unione, lo sapevo che eravate in questa fase, per chi è arrivato, guardate sotto cosa c'è. Sotto l'unione sacra avevo le fiamme gemelle e le anime gemelle, quindi io direi che questo è amore incondizionato. L'ho sentito troppo questo amore, ragazzi e ragazze. Questo è un grande amore, amore che non avrà mai fine, al di là del tempo e dello spazio. Infatti l'ha detto più volte, il nostro amore non avrà mai fine. Il nostro amore non avrà mai fine, diceva. E ve lo sta tenendo ancora nascosto, questo sentimento, questa persona, perché probabilmente deve finire di sistemare delle questioni. Voglio ancora una. E sta portando, guardate, si stanno bilanciando le vostre energie, dello yin e dello yang, femminile e maschile. Qua c'è l'equilibrio. Cioè, io ho i brividi su tutto il corpo perché questa coppia è pronta all'unione sacra, ma nel vero senso della parola. Sento un amore assurdo, assurdo, bellissimo, bellissimo. Voglio vedere anche i ragazzi cosa mi dicono qua su questo amore. Ditemi ancora qualcosa su questo amore, ragazzi, perché mi sono veramente emozionata ad ascoltare questa canalizzazione. Io voglio sapere cosa mi volete dire su questa coppia. A questo punto per me sono fiamme gemelle qui. Allora, riceverete le risposte dall'universo, ok? Voglio sapere su questo amore importante, cosa mi volete aggiungere, ragazzi? Perché e mi sembra che c'era anche l'unione sacra, era uscita subito all'inizio, credo. Allora, anime gemelle, percezioni, perfezione. La perfezione è negli occhi di chi ti guarda con amore. Tutto è perfetto così com'è, dicono. Qui c'è un grande amore. L'equilibrio ancora, ragazzi, come prima, Bisogna ritrovare l'equilibrio. Si sta ritrovando l'equilibrio in questa relazione. Energie sottili si stanno allineando per la vostra manifestazione di questo amore, mi stanno dicendo. Siete stati aiutati anche dalla comunità. Allora, qua secondo me c'era la relazione. Qua dicono che avete nel vostro percorso fatto insieme, avete appreso tante lezioni anche da altre anime, perché qui voi avete avuto delle relazioni karmiche entrambi, sia voi che questa persona. Poi non so chi dei due ha ancora una relazione, io credo l'altra persona, da definire, diciamo, da chiudere questo ciclo karmico. Però ancora anima gemella e telepatia.
Vi siete incontrati per sperimentare l'amore incondizionato, sostenervi nel cammino. Voi due comunicate continuamente anche nei silenzi e nelle distanze. Anche all'inizio era uscita questa. Miracoli, il vostro rapporto è un miracolo, ragazzi. Il vostro rapporto è un miracolo, mi viene da dire. Molto bello questo amore. Guardate, si sta chiudendo un ciclo karmico, ascoltate il vostro intuito, avrete la rivelazione e la riconciliazione. 1. Patti d'anima, lo sapevamo che c'era un patto d'anima. Le 5 ferite avete guarito, amore incondizionato. Alzare le vibrazioni, segni e sincronicità e la luce. Allora, ragazzi, vi siete incontrati per il valore di sé, dovevate impararlo entrambi. Qui c'è un patto d'anima importante, avete guarito le ferite dell'anima che avevate, ecco perché siete pronti all'unione. Qui c'è un amore incondizionato. La vostra anima vibra nell'amore incondizionato, un amore profondo, disinteressato e immortale. Voi siete una luce insieme. La vostra missione è già in atto, i maestri vi osservano. Ogni tanto cadete in vibrazione bassa, ve l'ho detto anche prima all'inizio, anche questa persona quando si abbatte che pensa di non riuscire a uscirne magari dalla sua situazione, ma sono i segni e le sincronicità che l'universo vi mandano, che vi stanno sostenendo nel vostro percorso. Anche qui, comunità, sia le guide, sia anche le anime affini a voi, intorno a voi, vi stanno aiutando, a voi e a quella persona a fare il vostro percorso, perché voi avete una missione e mi sembra che la vostra prima carta che è uscita era proprio lo scopo della vostra anima, era questa relazione, questa anima, giusto quando ho detto, quando ho chiesto all'inizio perché voleva mandarvi un messaggio, perché era uno scopo dell'anima, il vostro incontro. Ancora, comunità, fiamma gemella, percorso sacro. Avete incontrato altre anime da cui state prendendo le lezioni. Per me queste sono le relazioni karmiche che avete vissuto voi e quell'altra persona. Dovevate imparare il vostro potere personale e capire dove stava la vera perfezione. La vera perfezione non è nelle cose belle materiali, ma in quello che voi vedete attraverso i vostri occhi. Quella è la vera perfezione. Scusate, qui c'è un percorso sacro. State liberandovi da tutto, da tutto, e state avendo una trasformazione bellissima. Ancora l'aiuto. Riceverete risposte e miracoli dall'universo, ragazzi, su questa relazione che è protetta perché è voluta dal divino. Adesso vediamo, dopo questa cosa che mi sono anche emozionata per questo grande amore, qualche canzoncina per dare magari qualche sincronicità, visto che anche questa persona, quest'anima, ha detto che riceve messaggi da te, da parte dell'universo su di te, attraverso la musica. Vediamo se qualche canzoncina ti risuonerà, anima, che devi ricevere questo messaggio. Alta marea di venditti, le emozioni. L'aurora di Eros Ramazzotti, l'odore del mare di Tiro Mancino, c'era il mare prima anche nelle parole chiave, qualcuno avrà un legame con il mare, i ricordi del cuore di Amedeo Minghi, questa persona comunque sta male lontano da te, sta soffrendo tantissimo. Mister Ryan, se avrai paura, stringimi le mani, supereroi. Scusate, non la so dire bene. Ancora uno qua. Solo per te, dei negro amaro. Siccome siamo in tanti, ne voglio tirare fuori un paio in più. Ti sposerò perché di Eros. Qua ci scappa il matrimonio, oltre a quello celeste che c'è già, l'abbiamo visto all'inizio, anche sulla terra qui, Le cose che ho amato di più di Biagio Antonacci, ne tiro fuori di più perché siamo in tanti e voglio dare un messaggio a più persone. Nient'altro che noi, che Max, di Max Pezzali. Queste sono, ragazzi e ragazze, le canzoni. Se una di queste vi ha risuonato,
Bene, perché era il messaggio quello lì praticamente. Se no, sceglietene una tra queste e andatevi a leggere il testo, perché potrebbe contenere un ulteriore messaggio che solo a voi deve arrivare tramite la sincronicità, magari una frase, una parola che vi danno una risposta a quello che pensate. Adesso do qualche segno zodiacale, qualche che può essere segno o ascendente, per voi. Scorpione. Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Capricorno, Acquario. Ok, questi erano i segni zodiacali o gli ascendenti vostri o della persona del vostro cuore. Adesso vediamo qualche numerino. 23, 7, 30, 22. 5, 24, 8, 18, 12, 15, 2, 21 e basta, sono giusti. Adesso facciamo qualche letterina. Qualche letterina. Allora, le lettere X, O, Q, E, M, D, G, H, L, V, J e Y. Ok, queste erano le lettere. Ragazzi e ragazze, come dico sempre, chi deve ricevere questo messaggio lo riceverà e lo capirà che è per lei o per lui, eh? Io ho parlato al femminile, cioè al maschile, perché mi viene più facile essendo donna. Se sei uomo, vale anche per te, ovviamente, il messaggio, giralo. Però lettere, segni zodiacali e numeri non vuol dire che se non ci sono il messaggio non è per te, perché tu lo devi sentire dentro l'anima il messaggio. Possono anche esserci lettere e numeri, ma il messaggio non c'entra niente con quello che tu senti e quindi non è per te. Lasciate andare quello che non è per voi. Essendo un interattivo, sono energie generali su tutta la variante, magari vi doveva arrivare solo una frase di questo messaggio, ok? Non è che tutta è per te che ascolti, perché siamo in tanti. Se invece su tutto il messaggio ti risuona dalla A alla Z, allora potrebbe essere, perché sarà, il messaggio totale può essere per una, due, tre persone, non per mille, ok? Se il messaggio risuona una parte, invece sì, che ti ama, magari è vero, però magari ha un'altra situazione. Scusate. Oppure, non so, ovviamente ognuno ha la sua storia, ecco, voglio cercare di far capire, ovviamente, questo messaggio che deve arrivarvi, dovete prendere quello che veramente risuona dentro, eh. Non fatevi vostro messaggio che non è per voi, ok? Perché sapete che la mente mente. E io penso che su tutte queste carte può essere che magari una gran parte del messaggio vi risuoni. Magari c'è qualche dettaglio che non vi risuona, perché non è possibile, perché sennò vorrebbe dire che ho fatto un consulto privato a una di voi, a uno di voi, ok? Quindi mi raccomando, lo dico perché non voglio che vi mettiate in attesa per qualcuno che non si sa. Ecco, io voglio che voi stiate bene, tutti, anche perché ho visto purtroppo l'altro giorno, quando ho fatto l'altro video, che c'è un gruppo, c'erano le farfalline blu e la farfallina gialla. Nel gruppo della farfallina gialla c'erano delle energie di ragazzi e ragazze che devono chiudere una relazione karmica che hanno pensato fosse la loro anima o fiamma gemella e hanno subito qualsiasi tipo di angheria. Ovviamente non è possibile, chi vi ama non vi fa del male fisico, non vi tortura, non vi rovina, ok? Cioè tipo che c'è qualcuno che so che insomma, ha avuto, non voglio entrare nei dettagli delle vostre storie che ho letto ovviamente, ma mi dispiace veramente tanto, mi raccomando, usate sempre veramente il cuore, non la testa. Questa era una parentesi perché sento tutto il dolore che provate e io voglio leggere Fiamma, sono felice perché adesso è tornato l'amore della mia vita, sì, oppure sai che c'è, ho capito che avevi ragione.
tu lo sentivo ma non lo volevo accettare, e invece dal momento in cui ho lasciato andare quella persona che non era fatta per me, ho incontrato il mio vero amore. Ok? Queste cose voglio leggere. Sono felice come non lo sono mai stata, non lo sono mai stato. Ecco tutto qua, scusate questo sproloquio qua che ho fatto, vi ringrazio per i vostri messaggi, per i vostri feedback e benvenuti, lo dico alla fine, mi dispiace, tanto non mi ascolteranno però, per i nuovi, grazie di essere arrivati qua, sicuramente qualcosa dovevate ascoltare anche voi tra i nostri messaggi. E mi raccomando ragazzi e ragazze, me lo dimentico spesso, ma quando me lo ricordo lo dico, mettetemi un mi piace sui video perché serve per lo scambio di energia, per equilibrare anche la mia energia, perché io non facendo consulti do dell'energia e devo ricevere da voi dell'energia. E il mi piace è un pegno, è come se mi deste la monetina, ok? Grazie, un bacione a tutti, a presto, ciao!